Pizzone II, la vicenda torna tra i banchi del Consiglio regionale con la presentazione di una proposta di legge da parte della consigliera del Partito Democratico Micaela Fanelli e dei consiglieri Vittorino Faccioli e Alessandra Salvatore. L'intera vicenda legata al progetto di Pizzone II ha portato in evidenza l'insufficienza della regolamentazione della Regione Molise rispetto a diversi settori, in particolare rispetto a quello ambientale e della produzione energetica. Per queste ragioni il gruppo del Partito Democratico della Regione Molise ha presentato una proposta di legge che affronta e regolamenta una tematica di estrema attualità e che mira a coniugare le produzioni energetiche regionali nel pieno rispetto dei luoghi, dell'ambiente, delle vocazioni ambientali e turistiche, ma anche degli interessi economici della regione che è priva di regolamentazioni certe. La proposta di legge inoltre mira ad allineare la regione alle normative nazionali ed europee, disciplinando le procedure con le quali si effettua l'assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche scadute o in prossimità di scadenza, decadute, revocate o in oggetto di rinuncia, determinando inoltre il canone che i titolari delle grandi derivazioni idroelettriche devono corrispondere alla regione. Il gruppo consiliare del Partito Democratico, si legge nella nota, auspica che la proposta di legge possa velocemente essere discussa ed approvata dal Consiglio regionale, allineando il Molise alle normative nazionali ed europee.